Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dammi, te ne supplico, o Signore, l'intelligenza della Sacra Scrittura. Fammi comprendere per essa la pedagogia divina con la quale tu conduci non un solo popolo, ma l'umanità intera a te e al tuo Cristo. O Verbo incarnato, parola del mio Dio, io voglio passare la mia vita ad ascoltarti. Voglio ascoltare te, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza di Dio. Te che hai mandato il tuo Spirito affinché mi introducesse nella cognizione di tutta la verità. Tu che sei la verità. Dissipa, o Verbo glorioso del Padre, le tenebre dello spirito mio, affinché io, illuminato da te, faccia sempre la volontà del Padre e desideri solo quello che lui brama. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli fuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel giorno molti credettero in lui. Il Vangelo, che è la liturgia di questa quinta settimana di Quaresima, ci presenta ancora una volta un'accusa nei confronti di Gesù. I giudei, che già in altri episodi, in altri capitoli del Vangelo di Giovanni, avevano cercato di muovere accuse contro Gesù, ancora una volta al capitolo 10 muovono delle accuse, cercando questa volta anche di lapidarlo, ma non è la prima volta. Se andiamo a scorgere il Vangelo di Giovanni, vediamo che in altre volte cercavano di lapidare Gesù, di ucciderlo, ma ancora non era giunta la sua ora. Bene, qual era l'accusa che muovevano nei confronti di Gesù? Perché volevano lapidarlo? E lo dicono apertamente: perché tu bestemmi.
qual era la bestemmia di Gesù? La bestemmia che i giudei attribuivano a Gesù era quella di essersi fatto figlio di Dio, di essersi fatto Dio e quindi di essersi fatto nostro fratello. E qui abbiamo come sottofondo un po' ciò che accade agli inizi della storia della salvezza, nel libro della Genesi, dove Adamo vuole farsi come Dio e dove il fratello non sopporta il fratello, Caino e Abele, fino al punto di ucciderlo. Ma cos'è veramente che i giudei non accettano? Quello che non accettano i giudei di Gesù è il fatto che Gesù si faccia loro fratello, che Gesù si manifesta come Dio, ma un Dio diverso da quello che erano le loro aspettative. Mi chiedevo, meditando questo brano di Vangelo, quali sono le mie aspettative? Come mi immagino Dio, come mi immagino Gesù in questo tempo particolare che stiamo vivendo, in questa prova? Forse vorrei un Gesù un po' con una bacchetta magica, che ad un momento si alza e dice: basta coronavirus. Questa è la mia aspettativa. Ma i piani di Dio non li sappiamo quali sono. Sappiamo solamente che Dio è amore, che si prende cura dei suoi figli, che non ci lascia mai soli, che non ci abbandona. È il Dio che manda suo figlio a morire per la nostra salvezza, Gesù stesso. Questo è il Dio in cui io devo credere e sperare. Non è il Dio che mi faccio a mio uso e consumo. È un Dio che è sempre disponibile alla creazione nuova. Lo vediamo. Gesù lo dice: per quali opere che io ho compiuto volete lapidarmi? Gesù aveva compiuto delle opere di nuova creazione. Basta andare a vedere l'episodio del cieco nato che abbiamo ascoltato da poco nella liturgia domenicale. E allora cosa ci chiede oggi il Vangelo? Ci chiede la disponibilità e la libertà interiore nel saper cercare, nel saper ascoltare e nel saper fare esperienza di Dio così come Lui vuole, non come vogliamo noi. Ma questa esperienza la possiamo vivere, ed è per tutti, solamente se ci mettiamo in ascolto di Dio, solamente se approfondiamo la conoscenza di Dio, non tanto per il sentito dire, ma perché ci nutriamo di Lui, ci nutriamo della Sua parola, entriamo in intimità con Lui. Io non posso giudicare o condannare una persona solamente per quello che sento dire. Ho bisogno di conoscere la persona. Ho bisogno di fare esperienza di ciò che Lui è. E così è la stessa cosa per Dio. Vedete, nella nostra situazione attuale